E siamo giunti finalmente al tabellone dei professionisti in diretta da Vignanocelli, in provincia di Lucera, il Grand Hotel Vignanocelli, in provincia di Foggia, a Lucera, per offrirvi il sedicesimo di finale appunto del tabellone professionisti di questa quarta tappa FIBIS Challenge. Un risoluto Nicola Biondi, assolutamente distratto, che si burla di me con Mirko Bianchi in regia. E invece Tom molto serio alle riprese. Com'è bella questa ripresa di Michelangelo Agnello, uno dei due attori di questo incontro. L'altro, proveniente dalle selezioni, un Alessandro Mascia, che ormai ci ha abituati a far parlare di sé. Eccolo inquadrato. Tra l'altro è qui con me, come vi ho preannunciato, il mio socio Nicola Biondi, molto ilare. Tra l'altro. Tra l'altro, sì. Buon pomeriggio a tutti gli amici di BDR Channel. Adesso entrano in pista i professionisti. Il primo professionista che vi proponiamo è Michelangelo Agnello, che appunto se la sta vedendo già con l'aspirante Alessandro Mascia. Alessandro Mascia, l'ultima prova sul televisivo nel campionato a squadra di Serie A, in coppia all'amico e compagno di squadra Fabietto Mura, hanno fatto una partita davvero eccezionale. Adesso non mi ricordo gli avversari, ma mi ricordo che l'hanno fatte tutte. Che ne hanno fatti pochi gli avversari, sì. Fabio Mura, il re di San Vincenzo. Eccolo inquadrato. Che segue sempre il suo compagno di squadra e amico. Sì. Alessandro, vincitore del meeting di Calangianus, il meeting internazionale di Calangianus qualche tempo fa, ha fatto paura ad Andrea Quarta al Gran Prix di Arco di Trento, dove l'ha un po' buttata alle ortiche nel primo turno, appunto, dove sono entrati in gioco anche i professionisti. Un traversino soprattutto per Alessandro assolutamente rivedibile. Si presenta bene con un buon 13, ma Agnello può ribattere e lo fa con questa fiondata che gli porta in dote. Non rimane indietro. 13 Agnello. Punti, quindi pareggia, la bella esecuzione del giocatore sardo. La partita tra Quarta e Mascia al Trento non è sui nostri canali, no, perché non veniva giocata sul televisivo, lo diciamo perché l'abbiamo vista dal vivo, sì, al termine, certo, della, perché sennò non vorrei che tanti ci chiedessero ma dove trovo quella partita. Non c'è, non è stata ripresa da BDR Channel. Un attentissimo Nicola Biondi proprio a puntualizzare ciò che è giusto che sia. Biondi, un pignolo, giustamente, non, tra l'altro ha aperto, no, poi dopo i messaggi li mandano a noi, ma li devo leggere io, quindi sì, perché sennò non serviresti veramente a nulla. E intanto, come dice Frank Gramuglia, seguitela, bellissimo Frank Gramuglia, intanto un bel gancio di Michelangelo Agnello, 6 punti per lui, ancora ganci che vengono giocati alla perfezione su questo tavolo montato ad arte dalla Sud Biliard dei fratelli Straniero. E non sto parlando a caso, questa è la risposta di Alessandro Mascia. Tra l'altro vogliamo anche ringraziare per l'attenzione uno degli organizzatori della manifestazione, che è Alfredo Calabria, che prima è venuto in concerto chiaramente con Giovanni Sperti e Giuseppe Recchia, ma Alfredo Calabria prima è venuto a sincerarsi che tutto andasse bene. Non potevamo che dirgli di sì, la location è splendida, un Vignamocelli, Nocelli è veramente un relese 5 stelle, di quelli che vale la pena visitare, soprattutto il ristorante. Il ristorante stanno attentando alla mia dieta, alla sì, dieta mia e della Vale. Sì, esatto. Ci sono già riusciti, sì. ci hanno già ucciso. Io non conto mai. A te, socio, fai parte, te ci sei sempre da tutte le parti. Ah no, pensavo facessi parte dei fortunati, perché con molta meno difficoltà di te ho perso 8 kg. No, ma adesso non è che... No, vabbè, no, è una questione di metabolismo. Delle belle forme.
25-17 il parziale. Aniello, dopo lo svantaggio iniziale, ha messo subito le cose a posto e sta continuando a mettere le cose a posto. Garuffa da 8, 33-17. Mangiato bene, Michi, eh? Era vicino a noi, anche lui ha mangiato bene. Ha mangiato giusto. Comunque Biondi sei una brutta persona. Ci sta. Garuffa anche per Alessandro Mascia. Bella risposta. Bravo. Bella uscita che è tutt'altro che semplice. Una buona difesa attaccabile da Michelangelo Agnello. Al volo. L'abito dell'incontro. Domenico Putignano, coadiuvato dall'altro arbitro che poi dopo prenderà il... andrà in direzione del tavolo, che adesso è alla direzione del segnapunti, è Nicola Scarpa. Si alternano ogni due? Ogni due partite. Non si salva Agnello, traversino a disposizione di Mascia. Un'occasione importante qui, un 2, quasi 2.5 per Mascia, ma scarseggia. Ok, Mascia non ha nel traversino il suo cavallo di battaglia, quanto ho capito, perché proprio nell'episodio anche di Arco, di cui facevo menzione prima, con quarta su un traversino veramente in un momento di vantaggio, l'ha un po' buttata alle ortiche. Un po' di tensione, ragionevolissima anche per Alessandro, perché questa, vediamo se passa. È bella anche questa. Ha cercato di rallentare e ci è riuscito la sua biglia per far passare l'avversario sulla linea del rimpallo. Tutto perfetto per Michelangelo. 37-19. Passaggio difensivo per Mascia. Con qualche... Guadagnazzi la difesa centrale. Sì, qualche idea anche su quel pallino. Ancora mezza garuffa per Agnello. Abbastanza semplice questo tiro per il campione di Mola di Bari. E c'entra perfettamente il castello anche questa volta. Solo due punti, ha tremato il birillo inferiore del filotto. Ottima forza comunque di Michi a costruire anche un'ottima posizione difensiva. Qualche problemino avrà Mascia per levarsi da questo inghippo. Tra l'altro i due a mo' di tre non ci sono molti sfoghi. È brutta anche al volo, Gianluca, perché viene da una diagonale quasi dall'angolo. Al volo bisogna, si può tirare, però devi prendere di sotto dalla parte del castello. Due a mo' di tre molto aperta. Ha fatto il massimo, bisogna stare sullo sfaccio. A prenderla piena, chiaramente non c'era sfogo. Forse un po' più di sfogo l'aveva, come dicevamo, la palla al volo. Giro per Agnello ad andare avanti. Se non si sono toccate benissimo, non sono staccate benissimo. È stato uno stacco un po' rigido delle biglie. La sua non ha corso così tanto, si è un po' seduta, quindi è evidente che sicuramente nell'impatto ha subito un rallentamento la sua e un restringimento della traiettoria l'altra. Mascia sul largo del castello. E qui è corto. Non difende. Traversino a disposizione di Agnello. Ricordiamo, la lunghezza delle partite adesso è aumentata, si gioca al meglio dei 7 set, 4 su 7 ai 60 punti. Cosa che avviene dal momento che entrano in campo i professionisti. Intanto Agnello, questa traversione di due passate e mezzo. Questo è assolutamente scolastico, gli 12 conta punti i giri per lui. Tutto perfetto per Michelangelo, che con un inizio in cui aveva sbagliato uno sfaccio malo sul panno da 2, aveva subito un 13 da parte di Mascia, poi in sequenza ha messo un parziale di 51-49. Poi semplicemente non ha più sbagliato Michelangelo. Di 49-6 credo, perché aveva fatto 13 punti. Sì. Intanto il cielo piange su Lucera. Ha cominciato a piovere.
noi siamo... Siamo al chiuso, eh? Siamo chiuso, in una postazione di commento proprio perfetta. Tra l'altro non hanno uscita di 5 sponde, l'unica sponda disponibile è la lunga, quindi cercano a costo di lunga corta, ma Scia non riesce nella manovra, lascia biglia libera. Sceglie l'acchito Aniello per cercare di concludere con questo tiro il primo set. In centro tribuna a soffrire Dina Tribuzio, la moglie di Michelangelo Aniello. Un altro strike con un altro pallino, 15 in tutto. Aniello va a 68, vince il primo set con molta semplicità. Pubblicità per noi. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Già iniziato il secondo set, l'acchito è andato Mascia, detentore della biglia gialla, e propone subito questa situazione difficile da risolvere. Credo che Aniello sceglierà al volo dalla lunga di destra. Primo set che se n'è andato davvero in pochi minuti, in poche steccate, quella di Aniello, che è stato precisissimo sulle biglie frontali, ma anche sulle poche biglie di sponda che ha affrontato, una su tutte, una garuffa da 8 punti che ha spaccato veramente l'equilibrio che si era creato a inizio set. Una buona uscita al volo di una di Michelangelo Aniello. Probabilmente concede un passaggio tra castello e pallino, ma un passaggio assolutamente al limite, da ricavare, sembra orientato ad un qualcosa... punto di angolo, Mascia, difficile mantenere le biglie in controllo. Di positivo la realizzazione, 6 punti per lui, ma possibilità di replica immediata per Michelangelo Aniello per questo, con questo giro ad andare avanti. Giro di colpo in testa, leggero effetto a destra. Aniello anche questo lo tratta molto bene, realizza 4 punti, riesce a diagonalizzare. E Mascia adesso di mezza garuffa, di uno scatolino appena allargato. Parlavo troppo presto, dici? No, secondo me ci dovrà andare di sponda palla. No. Ce l'ha da dietro. Avanza questa palla qua. Passato vicino al berillo. No, cioè, vedeva 4-5 punti di lunga, Nico. Allora è passato lontano dal birillo, perché così d'impatto non mi sembrava. Questa la vedo molto pulita. Altra, o c'è passato un po' lontano, oppure la tendenza di questa sponda lunga. La 2 che hai detto. Passato parecchio lontano. Sì. Parecchio, oltre una biglia abbondante, nel senso che aveva la possibilità di stare su una battuta anche più stretta, lui ha ritenuto sufficiente questa. Come giustamente facevi osservare, c'è la sponda lunga, ma in genere le sponde lunghe di questo tavolo tendono da sponde nuove a rimbalzare tanto, quindi ha chiuso la prima traiettoria di parabola. Non dura questa, si prende un bel rischio subito un'apertura. Buon per lui, buono. Che non ha impattato il pallino. Buono, però non ho capito sinceramente come mai si è preso questo rischio, anche perché se l'ha giocata così non l'ha giocata a girare tanto per attaccare,
l'ha giocata in chiave difensiva, quindi tanto valeva giocare sulla sponda, probabilmente non gli piaceva la posizione che era di fatto un pochino ibrida, quindi la risposta di Agnello non si è fatta attendere. Comunque adesso bricolla anche per Mascia, che realizza due punti sullo stretto, questa bricolla. Parità a 8, tre sponde di calcio per Agnello. Larga la biglia, probabilmente ha difeso, a meno che non ci sia una pozione utile sulla bianca, ma non credo. E trasponde anche per Alessandro Mascia. Una posizione che si predispone bene per l'attacco-difesa. Sì, oddio, difesa non tantissima, se fa il pieno del castello non si muove tanto da lì. Sul largo, perfetta. Diciamo che la posizione ideale della palla avversaria è un po' più larga di così, che ti fai sul pieno del castello, realizzi lo stesso tiro. È anche vero però, Nico, che l'avevo vista più centrale, eh? Era già un po' spostata, ha fatto i 4, è riuscito a muoversi. Forse si sarebbe mosso leggermente anche su una palla quasi piena. Agnello. Attenzione, Agnello la vola direttamente dalla corta, beve due punti di americana e potevano essere anche molti di più. Quasi una notizia positiva per come è andata la bevuta di Agnello. Ah, io quando l'ha volata, perché l'ha giocata di poco effetto. Di solito se si vola questa se ne bevono 10, eh? Sì, perché la battente arriva a velocità siderale sul castello. Accetta la biglia sul posto, gioca questo striscio. È una notizia, un'altra notizia positiva per Agnello, che non perde nessun punto di biglia libera, quindi diciamo questo errore gli è costato solo 4 punti e una difesa diagonale a sì, conti fatti. Diciamo che Agnello questo risultato l'avrebbe firmato. Un appoggio a cercare una qualificazione, Agnello. Sì, ad alzare la gialla, farla battere sulla corte, metterla al 10 e portare al 10 della lunga apposta anche la battente. Scivola via leggermente. Comunque assolutamente da guadagnare questo traversino. Vediamo come intende affrontare la posizione Mascia. Decide di giocarlo di prima a Z. Ma lo gioca anche piuttosto bravo. Bene, allontana le biglie, realizza due punti. Mezza garuffa per Agnello, deve prestare attenzione alla posizione del pallino. Sta su un'entrata abbondante. Mi sa che la vede, eh? Sì. Ora il passaggio veramente radente al pallino, però secondo me la vede. È molto probabile che non intercetti questo pallino, perché non la vede grossissima. Vediamo se riesce a tenerla dritta e a fare filotto di secondo. Bravi, addirittura ha fatto la cosa difficile. Ha fatto la cosa difficile. Si sono proprio passate una dentro l'altra le due biglie. Chissà come sarà contento il nostro presidente della federazione Andrea Mancino dal momento che il Napoli è più 17, che l'Inter sta perdendo. Quindi è uno scudetto praticamente matematico
Io no, spero per te che non ti stia ascoltando, perché ora è l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: Presidente, ma allora praticamente è fatta. No, Nico, non me ne parlare, stanno tutti zitti i napoletani ora, sì, non dicono niente proprio. Poi soprattutto i napoletani non sono assolutamente no, scaramantici, no, no. Quindi vabbè, se mi ritroverò, se alla prova del campionato italiano a squadra a Salerno mi vedrete non più in compagnia di Nicola Biondi, sapete già il perché. No, ma da qui fino al 20 di marzo non lo dovrebbero perdere lo scudetto. Ah, le finali a maggio, è vero, sì, ci sta. Per aiuto, Agnello qua si prende un rischio, se avesse toccato il pallino. La sua sarebbe andata dentro. Sì. Cosa sta dicendo? A maggio è già matematico per il Napoli il campionato. Il presidente viene vestito a festa. Tu lo sai che stai rischiando tanto, Biondi. Ma lo sai, a me piace rischiare. Poi, secondo me, sul Napoli che vince il campionato rischio poco, ti dico la verità. Ci sono rischi assolutamente più importanti rispetto a questo. Ma tu da vivo l'hai mai visto uno scudetto della Fiorentina? No. L'ultimo è stato? Nel 69. Ah, ok. Non ero neanche nei pensieri di mio padre. Ah, beh, dai. Capiterà. I pensieri sono stato... Di solito si dice in un altro modo. Esattamente. No, ma capiterà, Nico. Giro per Mascia, che può rendere ancora più pingue il suo vantaggio. Ecco, qui non lo sfrutta al meglio Alessandro. Ma più che altro si espone a una possibile rimonta partendo da questo tiro per Aniello. Vediamo se qui decide Aniello di giocare a incrociare oppure se giocherà a mantenersi sul lato destro del tavolo. Ma io non tirerei a mantenermi. È incrociare, te la complichi. Invece batta a incrociare, guarda. Sta tagliando da poco. Come l'aveva interpretata? Ah no, adesso l'ha levato. No, no, tira a incrociare. Incrociare. Da come l'aveva interpretato prima, io avrei detto a incrociare, però chiaramente c'erano tutti e due modi. Una scelta assolutamente personale. E dipende dal lato esecutivo, da che parte dai taglio involontario. Risponde Biglia per Mascia, che realizza due punti, si porta a 37. Agnello non ha sfruttato al meglio l'occasione concessagli dal giocatore sardo. Giro a tutto biliardo per Agnello, qui gli parte una roba bella davvero. 8 punti per Agnello, che stacca un po' la biglia di Mascia da sponda, offre una replica almeno impegnativa quanto la sua conclusione precedente. Mascia passa nella terra di nessuno, realizza solo 2 punti, sullo stretto avrebbe potuto realizzare un pallino. Ma guarda, visto tra virgolette l'errore, già 2 punti, con una discreta distribuzione delle forze possono considerarsi un buon obiettivo raggiunto. Risponde Biglia per Agnello. No, ci mette sotto la stecca, se non ci gioca lo sfaccio. Gioca lo striscione. Questa non era una bella posizione, no, lo striscione. No, tutt'altro che bella. Infatti qua Michelangelo non mi è strapiaciuto, anche in virtù del punteggio. Subito sul filotto. Mascia gli presenta il conto. Mascia va sul 2 interno, filotto di seconda. Una parte di ragione del tiro. Si mette a 49 e qui obbligatoriamente di gancio per cercare di marcare e difendere in modo abbastanza stretto. Realizza 4 di gancio, non trova una difesa difficilissima da attaccare per Mascia, che anche lui ha a disposizione un gancio, però ha giocato
partendo da una situazione di 19 punti di vantaggio. Si gancio poi, che come abbiamo detto più volte, uno dei tiri che i giocatori hanno preso meglio su questo tavolo, quello dove sicuramente hanno realizzato tantissimo, partendo da ieri sera nello scontro tra Rossetti e Daniele e Drago. Drago. Due punti di assoluta qualità di Garuffa per Aniello, che però rimane ancora attardato. Stesso tiro per Mascia. E due punti anche per lui. Due buonissimi. Quindi rimantiene le distanze. Le 19. E nel frattempo accorcia la distanza dalla vittoria del secondo set. Adesso mancano solo 9 punti a Mascia per impattare sull'1-1. Al volo dalla lunga di sinistra Aniello sfiora il pallino da 3, buona la forza, rimane a vista ma con le biglie molto distanti e con la battente soprattutto praticamente attaccata a sponda. Stacca meno di una palla. E Mascia tira fuori un super capolavoro. Sfaccio da 8, si mette a 59. Steccata prepotente del campione sardo. Cerca subito la replica Aniello. Realizza solo due punti, trova rimpallo in terza, rimpallo che forse non gli permette neanche di trovare difesa. Sì, tutto sommato non una rimanenza bruttissima, le biglie sono trasversali rispetto al castello. Da ricavare, penso stia puntando il giro, allora ci potrebbe essere il giro. Come dicevo, da ricavare qui, ghiottissima opportunità per Aniello che è obbligatoriamente impegnato a dover realizzare tanto e difendere. Sì, deve fare un parziale di 26-0. Vediamo se parte da qui la sua rimonta. Questa sembra viaggiare molto bene, 10 punti neanche in difesa centrale. Ne mancano 16 adesso, ma deve sperare che nel frattempo Mascia non realizzi nessun punto. Due a mo' di 3. Questo pallino che è molto piccolo, quindi da considerare poco nell'eventualità di chiusura. Va sul 2 a mo' di 3, lo spacca Mascia, 4 punti, si complimenta con lui anche Aniello che aveva fatto tutto ciò che doveva fare sul tiro precedente, però chiaramente non poteva calcolare questa bella conclusione di Mascia. 1-1, pubblicità. La chita Aniello, chito di gancio e rimane molto molto lungo. Aniello è entrato leggermente poco. Non voleva rimanere corto Michelangelo. Ci prova subito di sfaccio, giustamente. Buon colpitore, Mascia. Ne ha dato spesso prova. Intanto andiamo a vedere i risultati sugli altri tavoli. Trionfo avanti 1-0 contro Fioramante Vecchione, avanti anche alla seconda 35-26. Michele Gatta e Rossano Rossetti hanno appena iniziato il loro incontro. Pierluigi
2-0 di Rossetti, scusate, ho sbagliato. Al biliardo 6 per Luigi Saniella, sotto 1-0 contro Andrea Aragonese, un Andrea Aragonese che abbiamo visto davvero in formissima. Sandro Giachetti sta vincendo 1-0 contro Riccardo Barbini. Gaetano Romeo sotto per 2-0 con Fabrizio Borroni, un grande ritorno per il vice campione del mondo del 1998. Rocco Summa è sotto 1-0 contro Carlo Diomaiuta, così come è sotto Paolo Marcolin con Massimo Caria col medesimo risultato. Questo Borroni, eh? Questo Borroni, al termine di questi 8 incontri che vedono impegnati i professionisti, ci saranno altri 8 incontri degli 8 professionisti restanti. Quindi entrerà in pista anche Andrea Quarta, uno dei giocatori più attesi. Non siamo nella sua provincia, ma siamo nella sua regione. Eh sì. A cavallo qua c'è un po'... A cavallo tra Campania e Puglia c'è tanto di Andrea Quarta. Puglia la sua regione, Campania la sua regione dal punto di vista biliardistico. Lui iscritto al CSB Re d'Italia di Salerno, dove tra poco torneremo per il campionato a squadre. La terza e la quarta giornata della regular season. Ancora largo sul giro Mascia. Questi ancora proprio non li ha digeriti. Chi invece li ha quadrati molto bene, come lo fa sempre puntualmente, e Aniello, che realizza 10 punti. Questo è perfetto. Virillo rosso da solo per Aniello. Centralizzare. Tutto perfetto per Miching. E bravo Mascia a disimpegnarsi su questa garuffa. Vediamo se riesce a tenerla dentro anche di forza. Questo no. L'allineamento delle biglie guarda praticamente l'angolo, un goccino di sponda corta, ma probabilmente può lasciare andare il braccio. Michelangelo gioca giro di scambio e ancora un'altra volta sul rosso, questa volta abbatte anche un bianco. Sono solo 6 tra virgolette, un po' sotto media, qua. Sì. Un altro bel gesto tecnico da parte di Michelangelo Aniello, che uno dei tanti cerca di guadagnare vantaggio. E qui un buon contatto col pallino per Mascia, che gli fa marcare 5 punti. Oltretutto non scompone la diagonale difensiva, quindi una buona notizia per il sardo. 24 a 10 il parziale. Bricolla per Aniello, vediamo se anche di sponda fa male. Il campione molto europeo. Delicata, e ci mette il punto esclamativo su questa bricolla Aniello, in piena luce anche sulle conclusioni di calcio. 30 a 10, un inizio di terzo set davvero perfetto per il campione di Mola di Bari. Così è un po' noioso in effetti, Poche steccate, ha già raggiunto quota 30. Ci ha abituati, eh? Aniello è un giocatore di sequenza, un giocatore che può anche fare perfetto per diversi tiri. Al volo di 2. Prende una quantità felicissima, buon per lui che ne beve solo 2. E poi c'era anche quell'impatto col pallino, anche più sul largo, che l'avrebbe buttato dentro. Certo che non va bene a Mascia anche da un punto di vista di rimanenza, perché rimane proprio dritto con un Aniello che è in piena spinta. Vediamo se rientra di terza. Qui Aniello effettivamente lascia qualche punto sul tavolo. Da come era l'inerzia di questo set, tutti ci si aspettava che potesse fare più di 5. Sì, assolutamente, anche perché ha lasciato andare il braccio qua Michelangelo, senza, sapendo che non c'erano grosse problematiche di gestione delle biglie.
poco preciso nella realizzazione. Qui obbligatoriamente dalla... Ah, va di sventagliina, però di sventagliina non metti mica a posto. Mi ti torna giallo? Assolutamente. Pensavo che lo giocasse di terza. Probabilmente ha confidato nell'impatto della contraria per corta, lunga, corta. Che ah, deve andare a prendere poi un'americana. Esatto, però da lì era difficile arrivarci. Sì, dovevi tirare molto più piano se tiri con questa forza. No, ma non c'è proprio l'angolo. Non c'è proprio l'angolo. Deve partire dal 5-6 della corta per disegnare quel... per fare quel disegno di americana, se no gli avversari, anche prendendo il centro del castello, anche il largo prende le corte in sequenza. 5 punti ancora per Agnello, 44-18, giro a disposizione di Mascia. A stopparsi lì, a cercare di trovare, credo, anche la Steola. La Steola non credo che la troverà. Realizza 4. Comunque di buona fattura. Ora è anche vero, Gianluca, che giocare un giro a parificare con la tua biglia nella buca, a meno che non tu la metta attaccata alla lunga, non è mai un'idea. Dopo lasci sempre qualcosa. Anche sì, diciamo se... che si tende a parificare quando si lascia la battente all'altezza del secondo o terzo diamante, quasi in buca di centro. Mm. Allora ha senso, perché rende lo spondebiglia comunque una soluzione non convenzionale, parificare lasciando la battente vicino all'angolo, come dicevi, Nicola. È un qualcosa che lascia, però non sembra avere lo spondapalo, gioca a girare, gioca andar via. Giro corto per lui, vediamo se arriva. Pensa forse un tantino grossa, peccato vedere quanto, se lascia un gancio, se lascia il gancio grosso, può essere problematico. Filo corta, se vogliamo, può essere problematico per Anelli al tiro successivo. Ma direttamente sulla biglia Mascia. Diventava dura fare questo. Cioè, ha fatto un capolavoro. Tanto bravo. È tanto difficile questo tiro. Sì, diciamo che non ha preso. Non si è preso la strada più facile, sicuramente. E ora Agnello di tre sponde di calcio. Vi ricordiamo che le trasmissioni del biliardo riprenderanno alle 17.30 circa, non su Billiard Channel, noi registreremo. Alle 17? Chiediamo conferma dell'orario, mi sembrava fossero le 17. Ah, 17.30, scusami. 17.30 circa, dove... ci sarà un incontro trasmesso dalla Rai, noi lo postprodurremo come al solito e sarà disponibile sul canale di Billiard Channel appena finita la diretta della Rai, e poi vi terremo aggiornati sul prosieguo della giornata. Che chiaramente il tabellone deve allinearsi alle semifinali, quindi probabilmente vi offriremo una partita in prima serata. 1/8 e 1/4, a partire più o meno, Mirko, visto che stiamo dando questa informazione, dalle 19.30 in poi, voi chiaramente, come al solito, cercate gli aggiornamenti sia sui social federali che iscrivendovi al canale, abilitando le notifiche per sapere quando il canale va in diretta. Candela intanto di Mascia, 3 birilli per lui. Riduci lo svantaggio Mascia con questa bella conclusione, anche molto precisa, che però chiaramente obbligava a lasciare la sua biglia vicino al castello, non poteva fare altrimenti. Però si rimette in pista in questo set, che lo vedeva sotto anche di oltre 20 punti. 47-40, tre sponde di calcio per Agnello con questo pallino che lo disturba un po' nel posizionamento della mano sinistra. Può disturbarlo, ma diventare un ottimo bersaglio, solo strettissimo.
Due punti, vediamo se arriva al rosso, sarebbe fondamentale per Agnello. Questa è una bellissima misura trovata da Agnello, sia per l'impedimento che dà all'avversario in termini di messa, sia per il fatto che gli ha levato il rosso come obiettivo. Meglio non poteva fare Michelangelo. 53-40. Un'occhiata al punteggio per Alessandro, che qui credo abbia solo la possibilità di difendere agli angoli. Sì, giocare il pelo a venire via. Non credo possa fare tanto di più. Anche perché il tanto di più lo esporrebbe. Gira a girare, vediamo se la sua ritorna sotto il castello. Questa quadrarla era difficilissimo. Ma secondo me ha già fatto tanto a riportarla. Sì, è vero che difesa, ha realizzato 4, però probabilmente potenzialmente poteva anche non poteva potenzialmente realizzarne tanti di più. Probabilmente la rinuncia a questi 4 per una difesa, il tentativo di una difesa ferrea, tira il girone, sarebbe stato più saggio. Angolo di terzo o angolo di seconda a ingaruffare, 2-1. A me non è piaciuto tanto questo. Questo è grave. Non mi è piaciuta tanto la scelta, perché secondo me doveva trovare un modo per farselo agevolare il pallino. Ma non lo so, non te lo so dire. Che il girone tirato sullo stretto c'aveva quel pallino che ti buttava dentro. Oppure il girone normale, il girone di scambio. Sì, certo. Questo la può rimettere potenzialmente in gioco, anche perché c'è il passaggio comodo di secondo, sul filotto, quindi potrebbe anche non giocare a sfavore quel pallino a mascia. Due ci sono. Ce ne sono 10. Ora buon per Agnello, che ha subito l'opportunità di replica, però nel frattempo mascia ha messo la freccia, si è messo anche lui in chiusura 6. 54-53, tutta da guadagnare questa chiusura per Agnello. Anche perché di certo gli ha messo pressione Alessandro. Dalla grossa non chiude Agnello, non realizza nessun punto in tre passate. Vediamo se nella quarta si mette di fianco al pallino. Magari realizzare il pallino sarebbe un buon bottino, dal momento che è andata così. Solo la difesa, tra virgolette, sì, che non è poco. Conduzione delle biglie veramente buona. Preferiva chiudere, dice. Sì, e credo che comunque Mascia non lo farebbe ritirare. No, assolutamente. Mascia rimpalla, questo è un errore abbastanza grave. E qui ti tireresti di seconda oppure tireresti il filotto di prima? Guarderei bene la posizione di quel pallino lì per capire da che parte stare. Nello va di seconda, ritornare, vediamo se fa il filotto. Attenzione, 5 punti. Attenzione, incredibile. Sembrava pregustare la chiusura. Ha toccato tra l'altro il capofila. Sì. Ma non è caduto. Subito disfaccio la possibilità per Mascia di chiudere il 7. E chiude Mascia. Vediamo, il rimpallo non c'è. E quindi 2-1 Mascia. Finale di 7 incredibile. È successo di tutto. Vediamo il replay anche della conclusione di Agnello. Andate di terza. Mancavano 7 punti. Sembrava far filotto. Ha toccato il pallino. Trema il 2. Infatti un segno di disappunto da parte di Agnello. Andiamo pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Mirko, mandi per cortesia il tiro, l'angolo di terza che ha giocato Agnello, che è un po' quello era che ha dato sul 53-44 esattamente. Se lo ritrovi,
adesso si fa chiaramente per ragionare, però stavamo parlando fuori microfono io e Nico di una scelta che ha dato un po' là poi a questa, al di fuori dell'episodio sfortunato di Michelangelo che non ha chiuso adesso, però però fare zero lì no, proprio sulla scelta del tiro che non ho capito l'angolo di terza, proprio non l'ho. No, probabilmente adesso rivediamo la posizione, però non ha preso in considerazione, come dicevamo io e Nico, l'eventuale giro piuttosto che girone dove il pallino copriva lo stretto del girone, giocare il girone di passaggio. Io penso che non ci siano problemi per il rimpallo, volevo giusto vedere la profondità. Ma penso che la battente... È il tiro dove la biglia di Mascia è di fianco al castello, praticamente. Intanto, trasponde di calcio per Mascia. Qui sullo stretto, la sua salta nel centro. Offre subito una buona opportunità. Ecco, questa qui. Ecco, ferma la posizione. Intanto lasciamo... Perché secondo me le 6 sono anche difficili, perché non la vede per le 6, secondo come, capito? La deve prendere proprio piana. No, ma sto pensando che non c'è neanche problema di rimpallo sul girone. Ci potrebbe essere anche il giro con la stessa modalità, ma... Ora, il girone e la deviazione sul pallino non ti dà neanche 7. Però, ecco, cioè, qui secondo me dalla forza. È difficile pensare che... Secondo me non la vede per le 6. O se la vede proprio... Deve passare molto vicino tra dente al pallino, al birillo. Capito? Allora, diciamo che magari se l'è... Perché, guarda, non è follia. Guarda dove è la palla. Non è follia neanche pensare a un tiro di calcio. Sì, no, ci mancherebbe altro. Anche perché, voglio dire, se non chiudi quell'altra a 44 se la devi mettere in tasca. Esatto. No, sono d'accordo. Cioè, meglio che tirare le 6 è di sicuro. Rimetti un attimo la posizione, Mirko, per vedere se ha la palla a stecca bassa. Voglio solo capire quello. Le risponde il pallino, non gli davo mica noia. No, se ce l'ha a stecca bassa, che non ci sia. Però, forse un po' poco riflessivo lì Michelangelo e quella posizione. Poi quel momento lì è quello che ha dato là poi a ciò che è successo. Fermo lì. Sulle 3 da noi al pallino. Oddio, lui vede 40-30, però quella diagonale lì di massimo effetto è difficile lasciare palla. E sì, hai tutto il pallino che ti protegge sul largo e lungo. La posizione analoga a questa, guarda. Così non succedeva niente. Realizzava 3. Vabbè. Insomma, o lasciavi una 3 sponde di calcio dove te la poteva anchiodare dentro. Però... No, lascia, sì. Sì, Poi era un po' più vicina, avrebbe voluto prenderla sullo stretto. Però ecco, le 6 ho il dubbio che non la vedesse per le 6. No, diciamo, facciamo un'analisi a tutto tondo, diciamo che è stato un po' frettoloso, magari sull'onda dell'entusiasmo di qualche tiro preso eccezionalmente bene, non è stato sufficientemente riflessivo Michelangelo. Al volo Michelangelo dalla lunga intercetta una porzione finissima, porzione che gli garantisce la marcatura del pallino da 3, ma non la difesa, è traversino per Mascia. Mascia, comunque l'MLM si è portato avanti per 2-1. Tanto vediamo, fai ripartire, scusami Mirko, stavo guardando il biliardo, mi sono perso il primo slot di cambi, il primo slot dei biliardi, me lo rimandi dall'inizio Mirko? Allora, sul biliardo 3, trionfo avanti 2-0 su Vecchione, sul biliardo 4, Gatta è sotto 2-0 con Rossetti, ma sono in parità alla fine del terzo set, ai 50.
31-10 per Agonesi per Sagnella nel terzo set e 1-1 il parziale. 2-0 il parziale di Sandro Giachetti, appena concluso in questo momento. Gaetano Romeo sotto 3-0 contro Fabrizio Borroni. Grande cavalcata per adesso del Lombardo. Rocco Summa in parità contro Carlo Diomaiuta. Tensione, rimpallo di Aniello, tutto a posto. 3-0 anche del Conte Max su Paolo Marcolin e sul biado numero 14. Uno scontro che c'è stato diverse volte tra maestro ed allievo, questo. L'ultimo è stato in una finale ad Arco di Trento. Di striscio senza effetto, delicata questa conclusione da parte di Mascia. È buono, è un buon 2, un ottimo 2 direi. Dicevo, è stata la finale di Arco di Trento, finale che è stata un po' affievolita nei colori dalla grande prestazione di Alfredino. Sì, perché quella è quella della gara principale, sì. Marcolini e Caria. Esatto. Il giorno prima si era giocata la finale, allora c'erano due competizioni separate. Comunque c'è assolutamente un momento nuovo adesso per Michelangelo Agnello, che sta facendo un po' di fatica a ritrovare il bandolo della matassa. Giro per Mascia. Ancora sul largo Mascia, questa non era un'altra buona opportunità. Questo forse è il tiro che Alessandro ha quadrato meno. O non ha quadrato affatto per il momento. Mezza garuffa per Agnello, che rimane corto. Traversino per Mascia, tre passaggi, può giocare a prendere sia la corta che la lunga, sono due forze praticamente identiche. Tocca la lunga, realizza anche il pallino da 4, 12 punti. E passa in vantaggio anche in questo set Mascia. 22-17, angolo di scorrente ammortizzato per Agnello. Fantastico Agnello, 8 punti. Tutto perfetto su questo bellissimo angolo di Agnello. Si riporta subito avanti 25-22. Gancio per Mascia. Grabiglia abbastanza staccato da sponda, riesce a domesticarla benissimo, passa molto vicino al castello e trova una ottima difesa trasversale attaccabile da una bricolla di tutto effetto. Vediamo con che forza la gioca, credo che già giocherà ancora di misura in questa posizione. Agnello gli conta i giri e gliela contati bene. Michelangelo Agnello reduce da un'ottima prestazione in terra lombarda, in quel del Palarò di Milano, dove ha vinto in finale con Matteo Gualemi una gara nazionale proprio nello scorso fine settimana. È una delle gare nazionali più partecipate, sì, nel circuito. Sì, un'affluenza incredibile, una sorta di BTP è stato. Milan è sempre Milan, eh? Milan è sempre Milan, sì. Angolo intanto per Agnello, che realizza due soli punti, non difende, vediamo se riesce a trovare una sorta di neutro con le biglie. Perché altro c'è anche il fisso con l'appoggio a pallino da 4, sì. Normale potrebbero essere 6 per Mascia. Sì, è un pallino tra l'altro che non anzi, delle due da una mano. E ti ci appoggi o pieno verso la buca, tagliando a sinistra. 6, tutto da programma.
pensavo ce l'avesse anche da prenderla verso, verso l'angolo. Quell'altro due sì. Sì. Se prendi due, no, da pensavo destra, magari a un qualcosa di, sfruttando con l'impatto di anche un qualcosa di veloce. Forse il pallino da 4, credo di sì. Ora il fatto di andarci a giocare il pallino da 4 è un po' inficiato nella traiettoria del giro, ma è anche vero che il 4 quel, sicuro un tiro preso, aveva quel 4 in faccia, non poteva lasciarlo lì, sai, il giro lo devi fare, quel 4 lì, lasciarlo lì era difficile. Nella finestra, solo per un passaggio, credo. Quindi non ha dato l'effetto a sinistra. A destra, scusate, per guadagnare meglio la buca con la sua. Non per lui che questo pallino gli copre la strada dello sfaccio. Lo costringe al gancio. Ottima conduzione della battente che fa scivolare mollemente verso la buca in alto a sinistra. Ottimo. Sì, questo sostanzialmente l'ha giocato proprio in chiave difensiva a far scivolare la sua proprio molto vicina all'intersezione delle sponde. Obbliga Mascia a un difficile salvataggio a steccata alta. È una bella, un bel disimpegno per Mascia. Tocca la sponda e scivolerà verso il basso. Bravo. Sì, non male. Ha rotto benissimo la posizione. Tra l'altro non penso veda nulla, vediamo con lo strato. Andare di tre. Disegniamo questo 3 di calcio da quell'angolazione. Mi sa che va al volo. Andato lì a vedersela, va al volo. Non era brutto neanche il 3, però l'hai detto bene. Però insomma, sapere di prenderla così, Michelangelo al volo. Ma tre miri. Meglio al volo. No, bravo. Intercetta palla perfettamente piena. Realizza 8 punti che lo portano a 39 contro i 28 di Mascia. Avanti però il sardo per 2-7-1. Giro per Mascia. Affronta senza effetto, colpo in pancia, pallino da 4 e giro preso, restituisce subito il favore Mascia. È tutto in parità. Garuffa per Agnello. Una presa di palla sul largo garantisce una difesa diagonale attaccabile da una bricolla. Sì, una bricolla o un trasponde di calcio, meglio il 3 obiettivamente in questa posizione. Sì, libera la strada del trasponde di calcio. Un po' più scomodo però, infatti non vorrei che scegliesse la bricolla, più che altro per la comodità. Sì, perché poi anche il vantaggio viene da presa bene, da anche una difesa migliore la bricolla. Di sicuro è una partenza un po' meno convenzionale, ma Alessandro la conosce bene, realizza anche questa, 4 punti per lui. Si conferma avversario più che mai ostico, soprattutto per i top player, Alessandro Mascia. Penso veda il giro, Michelangelo. Quattro punti, si bagna al centro con la sua. Non difende, anche se questo pallino blocca un po' tutte le strade. Oppure potrebbe essere anche un'opportunità quel pallino bravo per Mascia. Per vedere anche un po' dove la stellina, eh? Sai, ti metti sicuro a 45, eh? E anche perché alternative? E lo potrebbe tirare anche di colpo in testa, però. Di colpo in testa. Scelta la soluzione più difficile. No, non mi è piaciuto. Perché è vero che lo puoi fare anche così a parificare. Ma devi prendere un pelo per fare steva. No, è il fatto che. Ma guarda, ho cattivista, non so se. Sì, sì.
farlo nella finezza va bene, se lo faceva un po' più grosso lasciava, lasciava più un traversino, credo. No, diciamo che vista dall'altra parte lascia un po' lì un'opportunità, no? E qui rimane corta, questo è grave. Di Michi. Questo è un erroraccio. Questo è grave. Che se fa questo angolo Mascia si guadagnerà un tiro anche al tiro successivo, eh. Se fa tre birri di qui diventa dura per Michi. E guarda come gliel'ha giocata. Pirilli ne fa solo due. Non per Michelangelo ne fa solo due, non si è messo in chiusura, ma adesso è difficilissima questa replica. Se fosse messa a 50 sarebbe veramente un disastro. E qui deve fare quello che ha fatto Mascia prima, cercare di aprire la posizione. Scivola e paga traversino. Traversino tra l'altro messo dritto con le mani. Siamo proprio di palla piena. Sì, se passa il castello attacca anche la sua. Lì non so se arriva ad attaccarla, ma Buon per Aniello, solo 4. Sai, si è avvicinato bene a sponda perché gli è saltato un filo addosso. Se l'avesse preso appena si staccava, ma insomma, niente di male. Forse 4 sono un po' pochi. Non ha valutato il fatto di giocare della Z per il pallino, anche a rimanere fermo lì con la sua. Entrata massima per Aniello, attenzione, va dentro di angolo, ne beve 6, si mette a 56 Mascia e set ball per Alessandro. Se hai notato che Aniello quando prende l'aspirante che arriva dalle selezioni gli è capitato Mascia, gli è capitato Forestieri, gli è capitato tutta roba. Quello. Sì. E chiude Mascia, 4 punti su questa sventagliina, si porta avanti 3-1, chiede pausa Aniello e dopo replay andiamo in una pausa un po' più lunga anche noi, godetevi a seguire gli highlights. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Eccoci tornati in diretta per seguire il quinto set, avanti Mascia 3-1. Questo parziale pesante per Michi, deve tirare fuori una grande prova. Aiuto, qui beve. Oh, attenzione, subito. Solo due, nata di lusso, Aniello. Momento assolutamente no per Michelangelo. Diciamo che quell'episodio probabilmente non è riuscito a cancellarlo, Michelangelo. Sì, l'episodio del terzo set. Del terzo set. Cioè. Cui era avanti 53-44. Ha tirato un angolo di terza, l'ha fatto stretto. E poi quella chiusura gli è stata un po' negata dal biliardo, ma è figlia di ciò che è successo precedentemente, diciamo. Passaggio difensivo per Aniello, confidando anche nella protezione del pallino. Tutto perfetto, bravo Michelangelo. Qui può solo... Non male davvero questa soluzione. Può solo andare in difesa Alessandro Mascia. Andiamo a vedere anche la situazione sugli altri tavoli. Qui non mi sembra orientato ad andare in difesa. Ha tirato lo sfaccio. Attenzione, ne fa sei buoni. Sì. Rifacciamo partire, scusami Mirko, rifacciamo partire il rullo che stavo guardando. Allora, trionfo avanti 2-1 su Vecchione. Gatta sotto 3-0 con Rossano, Rossetti, Sagnella. È in parità sul 2-2 al quinto set contro Andrea Aragonesi, ma Aragonesi avanti nel quinto. Barbini è sotto 2-0 contro Sandro Giachetti, ma sta conducendo il terzo. Gaetano Romeo intanto fisso per Aniello, dove lascia un po' di punti sul tavolo, ne realizza solo 4. Gaetano Romeo sotto 3-1 contro Fabrizio Borroni, ma è in rimonta, è avanti anche nel quinto, perdeva 3-0. Rocco Summa è sotto 2-1 contro Carlo Dio Maiuta e accorcia le distanze anche Paolo Marcolin. 3-1, stava perdendo 3-0 contro il Conte Max. Al volo dalla lunga Mascia riesce a ricavare un angolo con la biglia di Aniello, 4 punti. È una marcia importante adesso di Alessandro, cominciando a diventare positivo su tutti i colpi. Dovrà far vedere tutta la sua classe Michelangelo Aniello. E qui c'è anche il biliardo che sembra un po' parlare, 4 punti sullo stretto di giro. E vediamo se ha quadrato anche il giro, esecuzione che ha preso meno in mano per il momento il giocatore sardo. Qui rimane lungo. Una traiettoria stretta. Deve stare attento a non dare spazio di manovra ad Aniello, che può in ogni momento partire con una delle sue serie devastanti.
non nuovo ai grandi recuperi, il campione di Mola di Bari, campione europeo in carica. Tanto bella manovra Raniero su questo giro, appoggia la sua biglia all'altezza del primo diamante della lunga, trova un'ottima difesa diagonale, dovrà andarci di gancio con una battuta quasi obbligata data la presenza del pallino Mascia, un mezzo effetto. A questa piace, se c'è, se è libera la battuta, no, non c'era, se no anche liscia, bellissima, sulle sponde che chiudono, sai, proprio senza effetto, stando dal buono. Sì, dal sì, giusto ora arrempallo. Anche senza effetto, bella, bella non era, eh. Ma sai, quando è nella zona del 10-12 senza effetto. Striscio di calcio per Aniello, peggio la prende, meglio sarebbe per lui, dal momento che era stretta. Nulla intercetta sullo scarso, lascia un tre sponde di calcio molto comodo a Mascia. Sì, un'uscita appena abbondante al 15, direi un 16-17 per stare sul largo. Pensa come è Mascia, rimasta sull'abbondante. Lungo, sì. E qui con buona probabilità pagherà un tiro piuttosto consistente. L'unica attenzione di Michelangelo è non realizzare due, deve cercare, eccoci, ne realizza quattro. Qua, no l'avevo vista più brutta sinceramente, ma anche Aniello l'aveva vista più brutta, sì, eh? Se ha piegato un po' la stecca, se vediamo il replay dalla frontale non era soddisfatto dall'andata, poi il ritorno ha un po' migliorato. Questa è la chiusura di Mascia del set precedente. Mascia, attenzione. Stretto su questo trasponde di calcio, concede 4 punti ad Aniello. 4-2. Mi sembra 4. Però. Due. Sfaccio di una passata a contagli giri. Capolavoro di Aniello. Super capolavoro di Aniello. Sì, non aveva una bella distribuzione delle forze, tirando con una forza appunto sostenuta. La abbassa, realizza questi tre birilli, 10 punti in questo scambio per lui, 2 gli ha regalato Mascia, 8 che si è strameritato con questa bella esecuzione. E qui bisogna vedere se Mascia riesce a controllare o se sarà in grado di controllare la parte finale del match, cosa che gli aveva difettato anche nell'incontro con Andrea Quarta, come dicevamo, all'arco di Trento. Certo, che Aniello una, adesso... stecca, una super steccata di Aniello, pagata poco, 2 punti, ma questa era tutt'altro che banale. Bravo Michelangelo, sì, anche partito perché... con la grinta giusta e adesso sa che non deve più sbagliare, nonostante gioca con la un acchito assolutamente rivedibile, ma che brivido, Mascia. Vediamo se riesce a bilanciare, evitare questo rimpallo. Bravo. Lo prende questo rimpallo, diciamo, ma non, diciamo, non ha inficiato la corsa delle biglie. Anzi, secondo me l'ha migliorata. Anzi. Aniello con pazienza si rifugia in difesa. Vediamo se riesce a quadrare la posizione. Sembra di sì. Tra l'altro una, la mette neutra, sì. Bravo. Costringe al volo, non ha lasciato né bricolla né garuffa. Sì, questa è proprio la presa migliore per questo tipo di soluzione. Un pezzettino più in basso lasci garuffa, un pezzettino più alto lasci bricolla. Ora di bricolla sullo stretto effettivamente potrebbe avere un'uscita. Ma andare lì stretto è roba importante, eh? Vediamo se arriva con la forza dal largo, ma uscita elegantissima questa di Mascia. No,
Madonna, quella parte è brutta, eh? Questa steccata è bruttissima, eh? Infatti ci si è provato, ma poi dopo ho capito che era il caso di cambiare. Di bricolla su una linea abbastanza tracciata, uscita sul secondo diamante, certo c'era probabilità di prendere questo punto che era forse il peggiore. Ah, sì. Messa dritta, giusto? Dritta per dritta, forse da saltargli un attimo addosso. Ma piano, c'è anche piano? Sì, deve saltare un piano. Forte, forte messa addirittura là. Sì, sì, sì. Messa addirittura stretta, scusa, allargata. No, poi in un po', su una soluzione del genere, proprio io avevo tirato una bricola di parabola, ero a 57 a Mantova sul 2 a 2, alla bella con Michelangelo, mi fece tre birilli di parabola. questo è un bel accosto, bravo Michelangelo, guarda che bella fossa ha trovato. Ma, perfetto. Deve trovare la forza di reagire comunque Michelangelo. Non è neanche, oddio, ci sono ancora due prove, però non è messo splendidamente neanche nella classifica, parlando chiaramente di pool finale, perché attualmente Agnello è settimo a 91 punti. Certo che non prenderà punti sicuramente su Matteo Gualemi, che ha ceduto il passo al primo turno a Fabrizio Borroni. Di Lena guadagnerà qualcosa, perché Di Lena ha già vinto un incontro. Quindi consolida. Ha vinto con Scazzariello, giusto? Sembra, sì. Questo Di Lena è altino tanto. Romeo, bisogna vedere cosa succede. Sì, però Romeo è sotto 3-1. Andiamo ai parziali. Trionfo avanti 2-1 su Vecchione. Il primo che passa il turno è Rossetti, che vince con un perentorio 4-0 a Michele Gatta. Ragonese ha vinto il quinto set, quindi si è portato 3-2. Barbini Giachetti 2-1, quindi ha accorciato le distanze Barbini. Giachetti era avanti 2-0. Romeo 3-2. Da 3-0 a 3-2 su Borroni. Rocco Summa è sotto 2-1 contro Carletto Dio m'aiuta. E poi Paolo Marcolin, che ha iniziato da poco il quinto set, sempre sotto 3-1 con Massimo Carino. Non si salva Agnello. Qui fondamentale questo giro. Vediamo se l'ha quadrato finalmente. Ha fatto adesso... tutti larghi oppure uno stretto. Stretto ancora. Ha fatto lo stesso errore sul giro precedente. Ne aveva fatti 3 o 4 tutti larghi. Questo tiro proprio non l'ha digerito Alessandro. Sì, adesso si vede la volontà di correggersi appunto dal largo, dall'errore largo. Si sta correggendo troppo. Tanto si sono... anche, sì, si stanno avvicinando ai tavoli anche gli altri professionisti. È passato David Martinelli, che se la vedrà tra pochissimo mi sembra contro Andrea Quarta. C'è Quarta Martinelli? Secondo me sì. Quarta Martinelli è bella. Ah, scusami. No, non può essere Quarta Martinelli. Sì, scusami, no, sono accoppiati professionisti. Sì, con... sono vicini accanto. Cioè, Quarta Macili e Martinelli gioca contro Mirko, scusami, Di Lena. Sì. Però sono nella parte alta del tabellone. Striscio di leggero effetto contro per Agnello. È un buon schema difensivo. Forse vede... gioca una leggera parabola per andare via verso il pallino da tre con la bianca e scappare verso l'angolo con la battente. Appena breve la corsa delle miglia, ma tutto sommato. Vediamo se la sente di forzare. È andata a vedere per angolo 4 o semplicemente per l'angolo. Ma se dove batte il giro. Dici, eh?
No, pensavo, si è andato ad affacciare, pensavo guardasse la sponda corta, non era brutto neanche l'angolo, anzi, era il giro difficile su un biliardo che chiude. Sì, però l'angolo, capito, doveva gestire l'impatto col pallino, non sapeva Non è come. garantito che lo prendesse, Nico. Io ho detto eventuale, però probabile sì. Ma rimane lì. Ah, saltato nel centro con la sua. Questo è un errore abbastanza vistoso da parte di Alessandro su questo gancio. Doveva praticamente cercare di fare cambio palla. O magari l'errore andava fatto più sull'entrata, non certo sul mancato ingresso. Aniello tira fuori una bellissima conclusione in Che bravo. apertura solo un passaggio buono sul filotto a trovare difesa diagonale. Perfetto, Michelangelo che ha messo a posto tutto tra steccata, effetto e forza. 10 punti. Sponda Bignardi sposta di Mascia che non deve perdere contatto se vuole, E ci non lo riesce perde, guarda che benissimo. risposta, Mascia. 2 Birilli, 6 punti. 38-32. Si fanno compagnia, attraversano momenti in cui ci sono fasi di gioco stagnanti e poi quando uno fa il tiro l'altro gli risponde quasi sistematicamente. Sponda palla di vitale importanza per Aniello e trova rimpallo. Sarà proprio al limite. E qui penso di calcio. Da come la punta. Una questione di Verrebbe punti di di prima. vista anche questo tiro qui. Verrebbe di prima. Sponda Questo è un tiro che aiutami, ma non riesce a piacermi. Anche perché secondo me di calcio è troppo più grande la possibilità proprio di attacco-difesa su tante prese di palla. Agnello che ha un po' perso la strada nei birilli, lui che è abbastanza sistematico in queste esecuzioni. Non che l'abbia giocata male assolutamente, è comunque una buona difesa. Però la difesa non si scrive in tabella, come dicevano Saggi, i eh? saggi. Bricolla per Mascia che apre benissimo le biglie. La difficoltà adesso per Aniello, data anche la posizione forse del pallino, tanto inquadrati Mignolo e Santi Caratozzolo che attendono di giocare il proprio turno di gioco che sarà il successivo una volta terminate le prime 8 partite dei professionisti. Tra poco entreranno in campo anche loro. C'è attesa anche per il campione italiano dei professionisti in carica, Achille Mignolo, che dal mondiale in là non ha avuto ancora prestazioni degne di nota, nono in classifica con 83 punti per il momento, il E qui fuoriclasse cosentino. non si salva ancora una volta Michelangelo Aniello. Lascia l'ennesimo Stavo dicendo, traversino. certo che quando non si è salvato ha sbagliato sempre di traversino dritto, anche un po' di Qui un traversino controllato per Mascia. Questo questo lo gioca invece di. Io non l'avrei tirato ma azzardo neanche, questa. guarda, Che dritto. la probabilità di prendere quel pallino era abbastanza importante. Buon per Mascia che quel pallino. La miglia bianca l'ha rispettato, è tornato in difesa diagonale, l'avesse preso pieno, l'avrebbe tolto dal centro del tavolo, avrebbe lasciato una bella occasione ad Aniello. Gancio per Aniello. Sul Sul largo. largo, guadagnare difesa centrale, ottima. Questa conclusione di Michelangelo, che propone una garuffa molto impegnativa a Mascia. Garuffa sparata nel centro del biliardo da Alessandro. Prende un graffio esternamente.
tra l'altro si appoggia alla sponda corta, anzi si appoggia non tantissimo alla sponda corta, che forse vediamo questo pallino che potrebbe essere una difesa o un disastro se preso. Un pelo di rimpallo Aniello che lo fa lasciare fuori da, per uno scatolino allargato. Se diciamo che come chiusura ce l'ha un po' più evidente la sponda di sinistra, la sponda di destra o si è corretto tanto, non mi sembra abbia la stessa chiusura della sponda di destra. Andiamo dalla frontale, volevo capire il punto d'attacco, va di giro, anzi di va girone. Di girone. E si è fatto buono anche il pallino Michelangelo. Qui sfortunato Michelangelo, sì. Solo due, con la stessa bravura ne poteva fare anche 13. Se tocca quel pallino fa fisso, ha tirato benissimo, è passato a un atomo dal pallino e passando ha fatto solo due di giro, insomma. Di girone, sì. Di girone, sì, scusa. Proprio a un atomo ci è passato col pallino. Un assoluto capolavoro. Soprattutto nel controllo della battente, tra l'altro. Ma anche nella propria forza dell'avversaria, eh. E vediamo se riesce con l'aiuto del pallino a difendere, ma credo non ci riesca. Sì, leggermente lungo di forza, lui ha tirato proprio per cercare di lasciare la palla bianca molto vicino alla sponda corta, con il pallino a offrire appunto interferenza. Vediamo se qua attaccherà di raddrizzata Aniello. Prima aveva tirato un bellissimo giro. Uccide per lo striscione. Ancora il pallino lo impatta. Per la posizione del pallino. Vediamo se il pallino gli viene incontro. E questa volta sì. Forse nel momento decisivo in cui Mascia stava aspettando l'occasione per dare una stoccata, per andare in chiusura. Due modi tre per Mascia, prende palla scarsa sulla massima entrata, non difende, però lascia un giro molto impegnativo, tutto da guadagnare assolutamente qualora decida di battere il giro, eh. Sembra orientato in questo senso Aniello. Mamma mia, benissimo. Che meraviglia questa! Fantastica. 6 punti per Aniello, che guadagna il centro con la battente e anche con l'avversaria. Un super capolavoro di Michin, al momento giusto, il colpo del campione. A fare partire questa steccata a quest'ora. In questa situazione, sotto 3-1, era tutt'altro che banale. E qui in pensatoio Alessandro Mascia ha tardato di 11 punti. Però di palla a scappare, eh? Beh, anche perché non ci vedo questo granché altro. Non un'eccellente difesa offre a Aniello, forse uno dei tiri più semplici di entrata. C'è una bricolla abbastanza schematica che Aniello centra perfettamente. E il rosso da punti. Solo per Aniello, si mette a 59. Comunque il tiro più bello di Aniello è per ora, che può tenerlo dentro il match sicuramente quel giro. Gli risponde con altri 6 punti Mascia, che si mette a 44.
E Aniello si prende di prepotenza questo set, passa in mezzo, ma poco importa, gli mancava solo un punto per aggiudicarsi il quinto set. Quindi 3-2 per Mascia, in rimonta Aniello, pubblicità. Tutto pronto per l'inizio del sesto set. Stavamo dicendo che questo set Aniello se l'è preso con prepotenza, sì. E soprattutto con un grande giro tirato al momento giusto. Magari se lo fa rivedere al replay sul punteggio di 43-38, dopo che effettivamente era stato un po' fortunato su quell'errore di striscione, il pallino gli aveva fatto trovare una steola. Questa è la bricolla da 10 che l'ha portata a 59. Sul tiro precedente a questo, Mirko, un giro tutt'altro che semplice. Sì, due episodi chiave in questo set. Come la vede da sfaccio? No, dipende. Riesco a percepire. No? Due episodi chiave, come stavi dicendo tu, nel set precedente. Uno, questo qua. Questo, il giro. È stato un giro veramente di grandissima qualità. Di schiacciata, andare al centro, capolavoro di Aniello. E intanto bravo Alessandro, 6 punti per lui. E uno, l'episodio un po' fortunoso, del 2-3, che ha lasciato poi sul 2-3 di Mascia. C'è stato il giro di Aniello. Aniello a segno, disponde palla, 2 punti. Probabilmente ci sarà corridoio, però. Sfaccio per Mascia. E infatti corridoio c'è. Non apre troppo. Trovare in pallo, non troverà difesa, anche se la biglia di Aniello andrà molto vicino alla sponda corta. E qui Aniello a inizio set. Vediamo se sceglie di aprire. Abbiamo visto a chi ha suonato il telefono. Sì. No, ci mette sotto la stecca. Se la gela risale sotto al castello, e non va, anziché andare oltre. Forse Michelangelo avrebbe preferito che la palla uscisse, perché di giro è vero, la Mascia ha realizzato meno. Questa bricolla rimane in controllo e appoggia la battente praticamente a colla. Di 2, che mia. Uscita 3 birilli per Aniello. Questa fa male, mamma mia, se fa male questo è un pugno nello stomaco, che dolore. Vediamo, e qua ci potrebbe essere il resto. È un po' patita, effettivamente. Sì, è un po'. Insomma, non è... Ci permettiamo di sdrammatizzare da un punto di vista sportivo, ma
effettivamente perdere tre birilli su quella conclusione, più questi che sono 10, insomma, fanno un totale di 18-0 di parziale aperto. Che la sequenza, le sequenze devastanti di cui vi facevo menzione di Agnello sono queste, cioè a quelle. E bravo Mascia, la grande risposta. Risposta 20-17, match si infiamma. Andato a dare un'occhiata al pallino, no, che giri il pallino da 4. Dici, si sostiene fino al pallino? Eh sì, si sostiene fino al pallino. Ne realizza 14 Agnello. Non era banale questo, eh? No, no, è banale. Che, perché arrivare al pallino poteva infisciare nella resa del giro, ma invece fantastico Agnello. Mamma mia. Vediamo se gli risponde subito Mascia. Si inchioda sul 2. Sul nella Lisa 4 rimarrà a lungo. Un altro giro che dunque è uno dei cavalli di battaglia di... Ha fatto 10 8, 10 e 14 8, 10 e 14 meno, credo, il giro. Giro di passaggio per Agnello, 4 punti. Questa è una bella notizia per Mascia, che l'onda dell'entusiasmo era anche molto probabile ne perdesse 8 o 10, quindi la deve necessariamente vedere come una buona notizia. E Mascia gli riesce a rispondere con questa bricolla da 4 punti, non si demoralizza. Bibino, questo è il suo soprannome. Sullo stretto, Agnello, attenzione, attenzione, quel pallino, la possibilità di questo striscio e pallino in arrivo per rimettersi definitivamente alla ruota di Agnello. La sfrutta solo in parte, non ci arriverà al pallino, ne realizza 6. Un diamante un più di corsa sarebbero stati dolori per Agnello. Anche perché adesso potenzialmente c'è la Michelangelo col pallino lì in arrivo. E c'entra perfettamente questo spondabiglia, 4 punti, spondabiglia a intestare. Qui o si faceva birilli o si faceva pallino. Eh sì. Sì, chiaramente intendevo sulla parte di ragione del tiro, quindi sulla parte larga. Qui delicata perché deve tornare indietro su questa garuffa. Abbiamo visto la tendenza di guadagnare il centro. Bravissimo, bravo Alessandro. Che bravo, che biliardo stanno giocando adesso. Grande momento, grandi medie sia davanti che di sponda per entrambi. Rimane attaccato a questo set Mascia. 42-37, bricolla per Michelangelo Agnello. Non deve commettere l'errore che ha commesso in precedenza. Realizza 2 punti. Forse vede una però, porzione di biglia. Però. Per uno sfaccio a portarla al pallino da 3 e guadagnare l'angolo dopo aver battuto di lunga lunga. Ma lo striscio di mezzo colpo dici che non ce l'ha, questa palla qua. Ma dici ce l'ha? Hai disegnato il passaggio, la deve prendere di sopra. Sì, forse ce l'ha. Sì. E questa è la palla piena, la deve prendere leggermente verso destra. Stato troppo bravo. No, più che altro è un filo corta questa palla qua, perché se la allunga sia in quello hai ragione, è corta. Ne partite gli è rimasta a mano. Ma tira lo striscio anche Michelangelo. Forza lo striscio. Gioca al colpo del KO Michelangelo. Attenzione. No, se non lo fa il pallino. Ha giocato molto bene. Se non prende Castello, vediamo se ci si parcheggia dietro. Sì. Tra l'altro il pallino si riavvicina anche, quindi
scacco matto forse di Aniello, 51-39. Sì, questa bella, ma anche un con... pelo di rischio qui se l'è preso, non era sì. In divisione Mascia credo che rimanga lungo. Giro per Aniello, potenziale set point. Chiaramente nella potenzialità di poter fare 10 questo giro. A questo punto va a 55 Aniello. Non è che mi abbia fatto impazzire sta forza, ti dico la verità. Ma secondo me gli è partito il colpo, tirava andare al centro. Cioè lui. Dici? Ma ce l'aveva... si è fatta larga, si è mosso un po'. Pensavo o l'ha presa un po' grossa e sì, si è diciamo spostato che un po'. Adesso la bandierina del vento sta andando un po' dalla parte di Michelangelo, perché anche qua con la stessa bravura puoi pagare. Ci prova con l'americana. Sì, non l'ha presa malissimo. E qui. Risponde biglia per Aniello. Anche in questo caso o birillio pallino. Non penso ci sia il combination. Assurdo. Di 3-2-5. Sì, sul largo c'è. Sì, sul largo c'era. Pallino lo realizza dopo aver battuto sulla lunga. Si mette a 58 contro i 41. Non mi ricordo. 39. Qui tutto per Mascia. Angolo di terza, arrivo pallino 3 nell'intenzione di Mascia. La steccata non era assolutamente malvagia. È partita bella, è partita. Solo una presa di palla leggermente esterna. Set point per Aniello. Aniello chiude e si va alla bella, grande rimonta di Michelangelo Aniello. Beh sì. Che dire Gianluca, una grande reazione di Aniello, sì. Ha preso un rischio su quello striscio, ma poi alla fine è un rischio che l'ha pagato. Diciamo che anche la dea bendata ha fatto un po' conto pari in questa partita all'inizio. Un po' più rivolta verso il giocatore sardo e poi due episodi, uno fortunato, molto fortunato, quello della steola trovata da Michelangelo nel set precedente, adesso quello striscio che ha forzato si è messo proprio accanto al pallino. Tanto c'è un nostro utente che dice però siate obiettivi, Aniello ha vinto il set grazie alla steola trovata dopo l'impatto col pallino. Abbiamo detto, sicuramente sì, ha sì, avuto sì. Quella fortuna lì, infatti ho detto anche che Mascia stava aspettando. Aniello guarda, va a riguardare, chiede all'arbitro di riguardare la posizione della biglia in acchito, perché come ne hanno sbagliati due sul poco ingresso, chiaramente adesso prima di ribattere il gancettino si accerta che sia messa bene. Perché segno di lucidità questa, sì, a parte Michelangelo, certo. Vuol dire che sei bello orientato, perché... se no non ti viene di farla quella riflessione. Quindi l'abbiamo detto che sì, sì. C'è stato quell'episodio fortunato. Certo è che poi dopo ha tirato fuori un giro incredibile, non è che abbia battuto un fisso dopo quell'errore. Ha tirato un tiro che se l'ha guadagnato e come. E poi dopo ha giocato una bricola da 10. Quindi sì, quella sfumatura favorevole come ne può aver avute. Ma sì, ma anche lo striscio di prima è una sfumatura. Per quello che gli è successo in quel set dove ha toccato pallino, il birillo ha tremato e diciamo magari ha fatto pari con la fortuna. Lì un po' viziata da quell'errore su quel tiro frontale, sì, quando era 53-44. Però insomma ci sta su un set... una partita fatta di 7-7, insomma gli episodi possono capitare da una parte e dall'altra. Però siamo più d'accordo con Forestieri che dice un incontro di altissima qualità. Sì.
No, stanno giocando il biliardo così come si deve giocare. Che stai combinando al microfono? Bravo. Sistematelo. Ecco. Il biliardo così come si deve giocare, proprio... Ripeto, ci sono stati dei momenti un po' di impasse nella partita dove non realizzava nessuno, poi quando uno realizzava l'altro subito a rispondergli, quindi così va interpretato il biliardo. Prima occasione per Agnello in questa bella, questo traversino a girare di sette sponde allargando il castello con la palla avversaria, soli sei punti, ma sommate agli 8 che aveva fatto sul primo tiro di giro, fanno un totale di 14 per Agnello e parte con una bella marcia nel set conclusivo e decisivo per il passaggio del turno. Sì, diciamo che Mascia si mette vicino a quel pallino, che non aveva forse altre strade, però sicuramente qui ne perderà 4 li perde. Diciamo che se vogliamo fare un appunto a un bravissimo comunque Alessandro Mascia, quello che ci aveva già fatto vedere anche a Trento, non c'è la partita come diceva Nicola, imparare la gestione Momenti salienti. Nei momenti salienti, però la contropartita è che ci sta facendo vedere che con i top player sa giocare senza nessun timore reverenziale e non è poco, assolutamente. Eccolo qua il pallino da 4 che avrebbe perso gioco forza Alessandro Mascia. Non difende Agnello che deve tenere alta comunque l'attenzione. Qui apre il gioco e consente a Mascia la possibilità di una raddrizzata. La prima occasione Mascia ne realizza subito 11. Non so se veda l'angolo oppure se tirerà passaggio per il pallino da 4. Non ho idea se vede. Sto brandeggiando qualcosa di veloce di colpo. Vedeva l'angolo, quindi vedeva la corta. Però ho sbagliato sullo stretto. Qua era una buona possibilità per Agnello, che ha visto subito la giudicata semplice da fare, perché il pallino da 4 di passaggio non l'ha neanche considerato. Pallino da 3 in passaggio invece per Mascia ci passa all'interno e non lo realizza. Lascia una comoda conclusione di Bricolla e forse Agnello per un tiro indiretto non aspettava altro. Sì. E c'entra perfettamente l'ennesima Bricolla Agnello, che non so, ha quadrato il tavolo in modo personalmente fenomenale. Non so se avrei giocato con la possibilità di un gancio questo pallino da 3. Che morto. E attenzione, adesso perde il controllo su questa Bricolla Mascia, con un sorriso amaro. Vorrei che avesse capito che abbia perso anche il controllo dell'incontro, che se va a segno anche qua Agnello diventa difficile poi arginarlo. Vediamo se si peggiora questo giro, forse si peggiora, realizza un altro 2, quindi da 10 diventano 6 punti, però i punti di vantaggio diventano 19. E Agnello è già a metà dei punti che deve fare per passare il turno. E qui penso obbligato a giocarne, oddio, la può trattare anche di mezzo colpo, se no a giocarne una soltanto di misura, la bianca, ad andare in centro con entrambe le biglie. Centro intesa la mezzeria longitudinale. Tanto Caria passa il turno su Paolo Marcolin. Questo se la fa, gli dico bravo, ma anche qui, vedi, in queste cose qua, secondo me è un giocatore che si può e si deve migliorare, cioè il fatto di rischiare di portare in apertura così le biglie con un colpitore come Agnello. Tanto Fillia Belluta, partita chiamata biliardo 13.
Agnello. No, ne realizzerà forse due. Nemmeno. Forse. Rientra troppo. Però ottima gestione della piglia battente, posizionata quasi al centro della corta, e l'altra di tre passate alla corta opposta. Tallotta è brutta anche la divisione, perché necessariamente si va vicino al pallino da 4. Qui si è avvitata nettamente, perché questa fare palla questo 2 non esisteva. Striscione 4. Sì, può prendere la parte inferiore. Sì, sì, ma anzi, poi non... secondo me va più dalla grossa, va dalla di 7. Sì, striscione piuttosto lo, che 7. Lo prende più pieno il pallino. Vedi? Sì. Almeno aveva molto più controllo. Perfetto, Michelangelo, grazie. Perfetto. Deve aver rispettato il mio pronostico. Sì, sì, palla perfetta. Attaccata alla lunga e addirittura anche una buona parte eclissata dal pallino adesso per Mascia. Sì, ha fatto Stevola. Tra l'altro le tre mi sa che devono calzare, per arrivare. Le tre, quella lì è una 25. No, ci passo. Guarda, la lascio lì. Metti, manda pure lo strator in diretta. Ma... oddio. Ora guarda, ti dirò che forse è meglio se la prende più stretta per capire se la può deviare il pallino sul castello. Da qui c'è veramente poco. Tira lo striscione di scambio veloce. Forse ce l'ha, Ce l'ha quella porzione. Ah, il giro. Giro passante. Capolavoro che di Mascia. Bello. Fa voloso Mascia. Vediamo se guadagna al centro. Fa voloso Mascia. Tiro che più bravo. Bello dell'incontro questo. Che bravo. Assolutamente. Mamma mia. Mamma mia, cosa ha tirato fuori Mascia. Quando tutto sembrava... giro passante basso scaricato a oltre un metro e mezzo di distanza, grande per farci appassionare e dare, regalare pathos a questo finale. Che super tiro di Mascia, mamma mia, a mettere in copertina al volo di una. Agnello Si guadagna, no, incredibile, si sta guadagnando il pallino da 4, ha trovato rimpallo e ne guadagna 6. E vediamo se perde lo stesso tiro che ha fatto lui. No, tira il giro. Dice, ma io non so se lo lasciavo lì quel pallino lì. Non era un bel giro. Non lo so. Ci è andato parecchio veloce. Ma che era roba dura. Cioè, non che non fosse possibile. No, io poi dico portare le biglie. No? Agnello, raddrizzata. Non realizza nessun punto. Riesce a difendere. Ma lo score non avanza. Il suo score non avanza dai 46 punti. Trasponde di calcio per Mascia. Sullo stretto si è aggredito un po' la sponda, la palla si è chiusa nel primo impatto. Girone per Agnello con se dovesse partire di giro. Non è impostato. Sì, sì, prende il 3, staremo a vedere. No. Impostato giusto? Fa scambio palla, se fa il girone stretto, amen, si mette lì vicino, può prendere anche il pallino di girone. Sì, quello di sicuro. Qua. Eccolo qua. No, quello di sicuro. Infatti era stretto. Sì, sì. Però è bello chiedergliela a Michelangelo, tu gliele chiedi, lui le fa, non è... la soddisfazione, ecco. Mm.
Risponde Biglia per Mascia. Chissà, match point. Centro. Ne realizza 5 di punti, non difende, ancora una timida speranza per Alessandro Mascia di rimanere dentro questo match, realizzando questo sfaccio chiaramente. Vediamo la conduzione delle biglie, che sembra ideale con entrambe le biglie portate nel centro del tavolo. Perfetto, Mascia è ancora in partita. 56-37. Che credo vada al volo. Sì. Aniello. Perché qui non succede, ma se succede ci rimane male, cioè passare dentro la garuffa. Può capitare ai grandi campioni, e giustamente i grandi campioni scelgono questo, e chiude in questo colpo. Un bel abbraccio tra Michelangelo Agnello e Alessandro Mascia. Una bella partita, un Michelangelo che insomma ha avuto da combattere per far suo l'incontro. Eccoli lì, abbracciarsi. Bella prova di carattere anche per Michelangelo Agnello, che se l'era vista davvero brutta, perché si trovava sul 3-1 con un Alessandro Mascia che a un certo punto sbagliava davvero poco. Ancora un Michelangelo Agnello che ci ha fatto vedere nei momenti che contano la capacità di tirare fuori delle sequenze veramente devastanti. Tanto vi vedete salutare, perché dietro c'è un po' di via vai, dietro al vetro della nostra postazione di commento. E allora Nicola è andato chiaramente a prendere due battute ai due protagonisti. Noi vi ricordiamo che al termine di questa telecronaca ci fermeremo, attendiamo la diretta Rai che sarà alle 17:30 e poi ve lo dico. Intanto Nicola, a te. Eccomi qui sul campo di gara con Alessandro. Alessandro, alla fine ha vinto Agnello alla bellissima, però da sottolineare una tua grande prestazione, molto vicino a battere quarta a Trento, molto vicino a battere Agnello qua invece a Lucera. Insomma, ti porti a casa una bella prestazione e tanti complimenti di tutti gli utenti che ci hanno seguito e hanno sottolineato la tua bella prestazione. Sì, sono contento di come è andata la gara. Poi giocare con Michelangelo è sempre un piacere. Mi sono divertito, è stata una bella gara. E niente, ho sbagliato qualcosina di troppo, però va bene. Sì, guarda, parlavamo un po' di qualche finezza io e Gianluca, magari rivedere un po' il gioco misto, soprattutto poi sui traversini. Hai sempre mancato qualcosa, oppure ho la scelta? Anche sul giro ho mancato oggi. E anche sui giri? Sì. Però insomma, tutto sommato ti porti a casa una bella prestazione e sicuramente una bella prova che farà parte di tutti i tasselli che si mettono per arrivare a essere nell'Olimpo dei grandi giocatori. Sì, bellissimo, sono contentissimo, è andata bene e quindi speriamo le prossime. E quindi buon rientro in Sardegna, ci vediamo sicuramente in Toscana. Prendiamo due parole anche da Michelangelo Agnello. Michelangelo, allora, una vittoria con 3-7 consecutivi, eri sotto 3-1, sicuramente una bella reazione dopo quell'episodio che era successo nel terzo set, forse un po' più sufficiente sul tiro precedente dove avevi tirato l'angolo di terza, che l'avevi fatto largo stretto? No, buonasera a tutti, innanzitutto. Là mi è subentrata un po' una frustrazione, diciamo, no? Perché io ho tirato una tre sponde di calcio,
l'ho fatta bene, ho fatto 6 punti, no? Lui ha tirato un giro a farfalla là, che non c'è la copertura per la quantità che vede, perché lui non la vede bene, quindi lui ha camminato poco con la sua, no? E se cammina un mezzo giro in meno, io ho una bella stretta, però va bene, ho sbagliato lì, però alla fine mi sono guadagnato il tiro, ma io ho tirato sul pallino, perché siccome sul tiro frontale butta via, ho detto io non voglio fare due dall'altra parte, però mi butto sul pallino, la prendo un po' piena, mi ha aggrappato e l'ho fatta di seconda, però di rientro me la deve dare, il birillo bianco l'ho preso, non è caduto, quindi poi vai 2-1 per lui invece di andare 2-1 per me, è tutto in salita. Però per come sto giocando ho quella capacità e quella forza di riprendere la partita. Infatti sono stato sempre sul biliardo, l'ho diagonalizzato, gli ho fatto perdere un po' la steccata, come hai detto tu prima, e poi io sinceramente negli ultimi 3 set non ho sbagliato niente. Sì, sicuramente una bella reazione che forse un Aniello di un anno e mezzo fa forse avrebbe trovato più difficoltà a trovare. Adesso effettivamente, come stai giocando bene, ce l'hai fatta a vincere 3 set consecutivi a Mascia, che era tutt'altro che semplice per come stava giocando. Ma guarda, io ad Alessandro lo conosco da anni e ho sempre detto che è un talento naturale, anche perché lui non gioca mai, io lo so, lui non gioca mai. Il biliardo lo fa per hobby, quindi ha un braccio e l'avete visto che giro da 10 era un atomo di biglia. Perché lì si pensava che i giochi fossero chiusi. Erano chiusi, se tiravo io erano chiusi. ha tirato lui, li era aperti. Poi io, sinceramente, sulle una vola mi sono trovato benissimo, ho capito la steccata, anche perché sto giocando anche bene di volo, perché come domenica ho vinto una gara importante e mi ha dato un po' di fiducia in me stesso, no? Però voglio sicuramente quelli del bar Alex, gli sono venuti 3 infarti, però va bene, ringrazio tutti gli sponsor e tutti quanti, grazie. Quindi Gianluca, ci vediamo, do la linea a te per la chiusura, chiudi tu perché qui c'è sempre traffico e ci metterei sempre un po' a tornare in postazione. Sì, lascio tranquillo. A te l'onore. Grazie mille, fai piano, sennò becchi gli autovelox. E allora noi, come vi stavo dicendo prima dell'intervista, sospendiamo per un po' le telecronache, vi diamo appuntamento alle 17.30 per la diretta Rai, che noi copriremo comunque, e poi ormai come siete abituati la troverete commentata da noi appena termina la diretta. E seguite gli aggiornamenti invece per quanto riguarda il proseguo della giornata, quali saranno gli incontri che vi proporremo appunto al termine di questa giornata, sempre in diretta, in esclusiva su Billiard Channel. Quindi un arrivederci, un buon proseguimento di domenica pomeriggio e vi riaspettiamo qua su Billiard Channel, sul canale del biliardo. A dopo.